Ciao a tutti amici di xtmord.com, sono Ivan e benvenuti in questo nuovo unboxing. Oggi parliamo delle Myonix Nouse 7000. Si tratta di un mouse per destrorsi, molto ergonomico, caratterizzato dalla presenza del sensore Avago ADNS 3310, che appunto indica 7000 la risoluzione del sensore. La parte frontale, la confezione è simile a quella degli ultimi prodotti Myonix visti, quindi immagine del mouse raffigurato, che in realtà raffigura poco il prodotto contenuto perché non si vede l'ergonomia pronunciata dall'altro lato. Il modello, nella parte posteriore, eccolo qui il mouse, dove si può finalmente apprezzare la particolare forma della parte destra e alcune caratteristiche tecniche. Abbiamo anche qui sensore Avago a 3310 da 7000 dpi, 7 pulsanti configurabili, mancano ovviamente quelli sul lato destro rispetto all'Evior, processore da 32 bit, 32 MHz con 128 KB di memoria on board, due zone LED 16,8 milioni di colori, scusate, plastica soft touch, pulsanti per la regolazione dei tre step di risoluzione del sensore, e ergonomia appunto per destrorsi. Ah, tra l'altro hanno indicato chiaramente per supportare tutte e cinque le dita. Vediamo il contenuto della confezione, la classica apertura, diciamo, a scatola di fiammiferi, se possiamo chiamarla così. Ecco qui il mouse protetto dal blister plastico e andiamo a rimuovere anche questo. Allora, come per gli altri mouse, abbiamo guida introduttiva rapida e stickers adesivo. Ok, andiamo a estrarre il mouse dalla confezione ed ecco qui il mouse. Il mouse è ovviamente realizzato completamente in plastica soft touch nella parte laterale e nella parte superiore. Abbiamo i tre pulsanti per regolazione del sensore, lo scroll decisamente anche qua abbastanza avanzato, pulsanti laterali e nella parte inferiore al centro, eccolo qui, il sensore Avago ADNS 3310. Quattro mousefit perimetrali per garantire un'ottima scorrevolezza. E interessante la parte, diciamo, destra di questo mouse. Come potete vedere, è particolarmente ergonomica, ha il supporto delle due dita laterali. Ecco qua che non si apprezza molto, diciamo che è molto più una cosa tattile che si può apprezzare, diciamo, sotto quell'aspetto. E poi abbiamo cavo in treccia di tessuto con connettore placcato oro con filtro in ferrite e logo Myonix sopra il connettore stesso. Vedremo nel corso della recensione maggiori informazioni per quanto riguarda questo mouse qui, vedremo un video sulla retroilluminazione LED ed eventuali giochi di colore e soprattutto i driver che corredano, diciamo, questo prodotto. Quindi continuate a seguirci sul nostro portale www.xtremehardware.com. Un saluto da parte dello staff.